Che cosa vi illustriamo oggi? Vi illustriamo una fetta di patrimonio che è il patrimonio disponibile, ossia quell'insieme di case e appartamenti che Roma Capitale da anni ha ceduto, affittato a 2 lire. E gli esempi sono veramente impressionanti. Noi abbiamo trovato un appartamento a piazza davanti alla Fontana di Trevi di circa 98 metri quadri con un canone, veniva affittato per un canone di 210 euro al mese, quando il prezzo di mercato è 2200 euro al mese, quindi circa 10 volte in meno. Un appartamento a Corso Rinascimento di 83 metri quadri affittato a 160 euro, prezzo di mercato, valori OMI, 1800 euro. Ancora, forse ancora più impressionante, un appartamento con affaccio su Piazza Navona, 30 metri più 30 di terrazza, 13,50 euro, canone stimato 1000 euro. Allora, noi qui oggi diciamo con forza l'era di affittopoli è finita. Cosa andiamo a fare con questa delibera? Dopo questo lavoro di censimento, di indagini appartamento per appartamento, stiamo riallineando tutti questi canoni al prezzo di mercato, in modo tale che questi beni possano essere affittati al giusto prezzo e il ricavato possa andare a finanziare quei servizi che Roma Capitale deve erogare a tutti i cittadini. Per cui da un incasso che oggi si attesta su 1.100.000 euro, quando sarà completo il riallineamento dei canoni, quindi ci saranno nuovi inquilini che pagheranno i canoni di mercato, noi riusciremo a introitare circa 7 milioni di euro. Quindi si passa da un ricavato di poco più di 1 milione a circa 7 milioni. Con questo è evidente che il lavoro che vogliamo fare non vuole penalizzare persone, ma deve sicuramente ristabilire un principio che è quello della legalità, che è quello dell'equità, perché il patrimonio che è di proprietà del Comune di Roma è un bene che in questo caso è stato semplicemente svenduto, del quale Roma Capitale si è completamente dimenticata, andando di fatto a costituire dei piccoli privilegi, delle piccole sacche di privilegio agli occupanti, e andando a detrimento non solo delle casse capitoline, ma di tutti i cittadini romani che chiaramente, avendo dei ricavi maggiori, avrebbero potuto usufruire di servizi che invece non hanno avuto. Quindi questo è stato insomma la prima fase di un lavoro molto più ampio che l'assessorato e la commissione stanno portando avanti. Ci tenevamo a mettere intanto a tirare una linea e a farvi conoscere il lavoro sul patrimonio disponibile.